Caro diario, il mio amico Alcol è un tipo discreto. Bussa alla porta, attende che io gli apra e con voce dolce, a volte imbarazzata, mi chiede: posso entrare? Ad una domanda così allettante rimango spiazzata. Non si tratta di far entrare un amico con il quale fare due chiacchiere o cenare insieme, ma si tratta di aprire la porta a lui, l'alcol. Amico? Così è come vuole farsi definire lui. Bussa alla mia porta e mi dice: oggi sono a sprigno, quasi come appena spremuto. Provami! Si addice al tuo stato d'animo. Si vede lontano un miglio che sei arrabbiata. Con me nel corpo dimenticherai tutto. Ci penso un po'. E se fosse di nuovo una trappola? Mi è già capitato di farmi ammaliare dai suoi effetti e dalle sue promesse. Lui continua a bussare insistentemente e mi chiama. Conosce bene le mie debolezze. Gli apro ed entra veloce nel mio corpo. Un sorso, poi un altro e un altro ancora. E lui passa in rassegna tutti i miei organi interni. Si sofferma sul fegato, sul pancreas e ride e sghignazza divertito. Quanta pena mi fate voi organi, non riuscite a reagire, dunque sono più forte di voi. Dopo avermi sconfitto un'altra volta, chiude la porta soddisfatto e se ne va. Il fegato e il pancreas per il momento non si infiammano, assorbono tutto come delle spugne. Alcol e scaltro, implacabile, spietato. Anche questa volta è passato come un tornado. Tanti danni esterni, ma al momento l'interno sembra essere intatto. Anche questa volta basta una dormita, una pettinata del trucco e tutto si aggiusta. Caro diario, oggi sono confusa, arrabbiata, stanca, solite discussioni, attese, ore che non finiscono mai. Ho provato a mettere la catenella alla porta. Pensavo bastasse per tenerlo lontano. Volevo resistergli per vedere se potevo affrontare tutto da sola, ma lui è stato puntuale come sempre. Stavolta però è stato più prepotente e violento. Avrei voluto urlargli: vattene, non tentarmi, ma in un attimo ero di nuovo ubriaca. E l'ho visto nuovamente ridere di me. I giorni passano. La routine chiede di essere attenta, organizzata, puntuale. Casa, lavoro, famiglia. E la mia seconda amica dov'è? Ansia. Cara sensazione che mi fai battere forte il cuore, fino a temere che possa scoppiare da un momento all'altro. Non sei venuta a trovarmi. Forse non ti ho dato un appuntamento? Non ricordo. Oppure sono troppo impegnata e non trovi il momento giusto per entrare. Eppure sei puntuale tutti i giorni. Finisco di fare le mie faccende di casa, ma lei non viene. Sono arrabbiata. Generalmente si trova bene con me. Sostiene che sono la sua preda preferita. Mi fermo, mi siedo, mi faccio inondare dai miei pensieri e dalle mille preoccupazioni. E comincio a sentirla. Arriva e mi dice: tanto lo sai che quando sei più fragile io riesco ad entrare. Alcol e ansia sono il mio cocktail preferito. Da qualche tempo li ho definiti una bella coppia, anche perché l'uno serve all'altro. Magari alla fine si sposeranno, tanti auguri a loro. Ma che ne sarà di me? Nei giorni più neri me li immagino vittoriosi che brindano sopra di me, completamente distrutta, il loro bottino. Vorrei semplicemente trovare dentro di me la voglia di vivere e la forza per dire basta. Peccato che non la si può comprare e mettere da parte in modo da utilizzarla in caso di bisogno. Stamattina ho avuto per la prima volta paura e ho temuto per la mia vita. Sono riuscita a chiamare i miei genitori a chiedere aiuto. La loro presenza mi ha dato la possibilità di allontanare per un momento alcol e ansia, e con loro
ho preso la decisione di andare in comunità. Alcol, mio caro amico, anzi no, mio caro nemico. Penso che questo sia un buon inizio. È arrivato il momento di salutarti. Non ti darò più il permesso di giocare con le mie emozioni e di distruggermi. E tu, ansia, farò in modo di essere io a gestirti, in modo da non permetterti mai più di impadronirti delle mie azioni. Mentre percorro la strada dalla macchina all'ingresso della comunità, mi assalgono mille pensieri. Dopo quella porta, cosa accadrà? Ora sono qui e quando ho un po' di tempo libero continuo a scrivere. Sai, caro diario, qui le giornate passano veloci, tra attività, pulizie, momenti ricreativi. Sto bene, sto iniziando a lavorare con gli operatori sulle mie emozioni, cercando di individuare le mie fragilità e di capire quando e perché mi sentivo debole, per costruire strategie da utilizzare per affrontare i momenti della giornata in cui alcol e ansia venivano a trovarmi. Mi sento serena. Qui non sono sola a lottare in questa battaglia. Siamo numerosi, coalizzati, determinati. A volte tentenniamo, a volte fuggiamo dai nostri impegni. Io per prima. Sai, non è facile abbandonare sensazioni sperimentate in passato e vecchie abitudini, giudicate erroneamente una cura per tutti i problemi. Eppure, adesso guardami, nemico mio. Sono ancora in piedi, guarda il mio volto sorridente e senti le mie risate. Forse da oggi in poi sarò io a ridere di te. Thank you.